Oggi è stato un evento importante perché proprio siamo riusciti finalmente ad avere la politica ai nostri eventi, dove chiediamo che ci sia una sorta di collaborazione tra gli professionisti, che non siano solo quelli iscritti agli ordini e collegi, ma soprattutto anche noi, che purtroppo non abbiamo nessun albo, nessun ruolo, però siamo quelli che conosciamo per primo il mercato immobiliare. Noi siamo l'agente immobiliare, è colui che è davanti alla filiera di una compravendita, quindi chi meglio di noi può dire se in una determinata zona del paese può esserci un aumento di richieste o comunque che tipologia costruire. Riteniamo che la politica sia importante. Oggi avremo il nostro presidente regionale Stefano Bonaccini, che farà un intervento, visto che siamo anche prossimi alle elezioni di domenica. In più abbiamo politici nazionali come Maurizio Gasparri, il nostro presidente dell'Osservatorio Immobiliare del Parlamento, la onorevole Carla Polidoro, i nostri classici esponenti da Confedilizio, nonché ovviamente il nostro presidente nazionale Gian Battista Baccarini. D'altronde il mercato del mattone in Italia è sempre visto come un mercato dove investire, c'è bisogno anche di agevolare gli investimenti italiani. Diciamo che proprio questa affinità di professionisti con le istituzioni, dove determinano le aree di costruzione, sicuramente va a aumentare il mercato, e in Italia dopo la crisi del 2008 c'è un minimo di ripresa, la gente sta iniziando a pensare che il bene casa è tornato un bene rifugio. Perché comunque sappiamo che gli interessi in banca ormai non danno più nulla, sappiamo che però i mutui per l'acquisto sono bassissimi, di conseguenza c'è l'orientamento a più acquisti, perché la rata del mutuo è pressoché simile a Bologna, pressoché simile a quello che è di un affitto. In alcune zone è più alto il canone d'affitto rispetto alla rata del mutuo.